iniziamo con un commento su questa partita che poi, per carità, per quello che si è visto in campo, cosa puoi dire? È stata in un certo senso facile la partita, anche se comunque loro potevano essere un po' arrabbiati perché non li stavano pagando, è una situazione un po' strana, però noi siamo stati bravi a gestirla già dall'inizio, a mettere su delle cose in chiaro e ad ascoltare. Abbiamo ascoltato bene i consigli che ci hanno dato, quindi sono molto contento. Sulla tua prestazione di stasera? Ho cercato di ascoltare, cioè, come hai detto Fabio, di far girare più la palla, di mettere in ritmo i compagni, Alan, DJ, da ora in poi cercherò sempre di farlo. Sono molto felice, adesso la testa va a Veroli, che sarà una trasferta che per forza vince. Senti qua, a che punto sei della tua crescita, visto che tu sei giovanissimo tra l'altro? In che senso? Come ti senti quest'anno? Sicuramente. Senti l'80% 90 al 95? Ma dopo metà anno con Fabio, secondo me già i risultati si vedono, perché lui con i giovani, ho sempre detto, tutti lo sanno, è il numero uno. Sì, si arrabbia, però io cerco sempre di ascoltare i consigli che mi dà, perché secondo me meglio di lui non ce n'è adesso per i giovani. Quindi sono contento della scelta che ho fatto e adesso pensiamo a finire l'anno. E tu come ti trovi a Biella? Prima domanda. A Biella molto bene, la città è tranquilla, a parte il tempo, però ci siamo anche là. Sto bene, poi Fabio mi sta dando tanti minuti che sicuramente non mi aspettavo. Sono felice, cerco di dare sempre il massimo. Senti, gira voce che la società vorrebbe, piacerebbe tenerti, tu come idea, come tu pensiero, non partendo che tu mi dica chiaramente cos'è, certo, ma come tu pensiero ti piacerebbe o tu penseresti già al prossimo anno vorrei andare in A1 ad esempio? Guarda, io qua ho sempre detto che sto bene, sono felice, tutti mi parlano delle offerte che mi vorrebbero fare, per me se trovano l'accordo a me, io sono felice, comunque mi è benvenuto da due parti perché... Se trovi d'accordo ti piacerebbe fermarti. Sì, ma sono stato bene a Capo d'Orlando l'anno scorso e anche quest'anno non mi lamento proprio, quindi sono serio e tranquillo. Il che vuol dire? che non escludi di poco, di poterti fermare. Non escludi, certo, comunque la tengo in considerazione sicuramente. È partita la lunga, non voglio. Poi ragazzi, poi devo anche non voi. Ma sì, dai. Tu qua. Bilancio, visto che l'abbiamo anche chiesto a Fabio su questo girone d'andata, e secondo te quanto potete crescere nel ritorno e quindi anche fare meglio in termini di risultati, anche se non sono stati assolutamente negativi? Non è fino a cercare di nel ritorno di vincere più qualche partita più in trasferta, perché alla fine in casa ne abbiamo perso solo una grazie al pubblico, che alla fine è uno dei migliori, secondo me, anche in Serie A, però in trasferta siamo andati un po' così e così, a cercare di portare qualche partita in più a casa, perché alla fine per arrivare nei playoff in alto serve anche vincere qualche partita fuori casa, e quindi adesso testa a vero si riparte da lì. Mi passa ancora? Quanto c'è di coraggio, quanto di sfrontatezza e quanto di paura, forse non su niente, però nella prima percentuale come ti vedi, come ti descrivi? Ti senti più coraggioso, più sfrontato, più talentuoso? Forse un po' tutte e tre. Sono tre, diciamo, aggettivi che mi distinguono molto, non so, ti so dire dove. Di percentuale? Sì, nella percentuale, però tutte e tre mi distinguono. Ma tu non provi mai paura, tu entri in campo deciso, aggressivo, vai? Sì, io cerco di darmi forza dalla difesa, parto da lì per poi... Cioè puoi fare un bici che in attacco alla fine le cose vengono, però in difesa parto sempre da lì a pressare la palla, a rompere le scatoline. Quindi giustamente parti dalla difesa deciso per poi andare... Per poi l'attacco alla fine le cose vengono da sé. Senti, a 19 anni appunto cosa pensi, cioè quale sarebbe il tuo sogno di sempre? Se hai un sogno, ok? Capisco che 19 anni magari non ce l'hai ancora, però... Sicuramente arrivare a giocare in Serie A non mi farebbe devo buttare proprio, però io continuo per la mia strada, adesso sono
sono Gabriella, come allenatore è bravissimo, è una società stupenda. Ciò che voglio è crescere tantissimo e credo che fino a questa metà di stagione. Siamo tutti soddisfatti, penso. Me prima. Certo. Tu sei uno esigente con te stesso? Ma sì. Molto. E cosa ti arrabbia di più? C'è qualcosa che ti fa arrabbiare più di altre? Non so, cosa che provi magari in allenamento poi non vengono, non lo so. C'è qualcosa che ti fa arrabbiare più di altre? Mi fa arrabbiare quando, non so, vedo che i miei compagni non sono soddisfatti di me, di quello che faccio, quello mi manda un po' fuori di testa. Quindi cerco anche allenamento sempre di guadagnarmi la loro fiducia, sia dei miei compagni di squadra, ma anche dei coach. Altro? Allora, non era facile comunque questa sera giocare con una squadra che comunque mai che si è presentata proprio allo sbando, tanti italiani in campo, anche Fabio in un certo frangente ha voluto collaborare anche la vostra forza, e tra gli italiani di Biella e gli italiani di Napoli comunque c'è stata una bella differenza in campo. Sì, sicuramente loro sono venuti qua senza cose di grande, però comunque hanno un roster buono, cioè comunque avevano Allegretti anche, che comunque se lo fai giocare 30-40 minuti è un giocatore forte secondo me. Noi siamo stati bravi a partire decisi e abbiamo fatto ciò che ci ha detto Fabio e abbiamo messo in cassaforte per l'inizio della partita. Va bene. Grazie. Grazie.